Buonasera, buon lunedì 14 dicembre, benvenuti anche questa sera alla nuova puntata di Start Week. Vedete, sono solo, non c'è a mio fianco questa sera Nazario Lariccia, non è potuto purtroppo venire nei nostri studi per registrare questa puntata perché ha avuto dei contrattempi, ma state tranquilli, lunedì prossimo sarà insieme a me. Qui a Start Week, quindi questa sera condurrò questa puntata in solitaria e partiamo come facciamo sempre dalla prima parte dell'attualità, dove vi sottoporrò due argomenti di cronaca accaduti in questi ultimi giorni. Poi nel talk ospite sarà la professoressa Grazia Galante, che presenterà giovedì prossimo alle 17:30 il suo nuovo libro che parla di canti. Diciamo, di canti del passato locali, e poi ancora le tecnologie, il professor Vigone, la rubrica delle poesie, e infine ci sarà anche questa sera, a grande richiesta, Micalet, che canterà quattro canzoni di Gianni Morandi. Quindi la puntata, ve l'ho anticipata, in sommi capi, è ricca, ricca di ospiti, ricca di argomenti, come sempre. Lunedì sera cerchiamo di non farvi mancare nulla. Ora iniziamo subito da San Marco e Lamis, da dove trasmettiamo, perché nelle scorse settimane, nei scorsi giorni, abbiamo anche detto settimana scorsa, una banda di ladri si sono girati nella nostra città e hanno rubato in chiese, rubando in partiti, in case, in garage e in tante altre zone. E il furto più grave è appunto quello accaduto alla chiesa di San Bernardino, dove sono state, oltre che rubati, i mixer della radio locale, che già in questi giorni è attiva nuovamente e va a noi, da noi di TRA, un augurio di un buon proseguimento di trasmissioni alla radio locale R102, ma sono stati anche rubati altri oggetti della chiesa. Soprattutto la più importante era la reliquia di San Giuseppe Moscati, che è stata ritrovata, quindi la notizia che vediamo questa sera, che è stata ritrovata a San Marco Lamis, appunto la reliquia di San Giuseppe Moscati. E infatti ricordiamo che sabato scorso si è insediato il nuovo parroco, Don Matteo Ferro, che nei prossimi giorni potrebbe essere il mio ospite per parlare assieme a lui di questa sua nuova avventura qui a San Marco il Lamis. Appunto, è stata trovata la reliquia di San Giuseppe Moscati e con essa vari oggetti sacri asportati dalla chiesa di San Bernardino nella notte tra il 29 e il 30 novembre scorso. Compiacimento in città per il ritrovamento degli oggetti sacri, ma soprattutto della reliquia di San Giuseppe Moscati, frammento dell'indice della mano sinistra, trafugati nella notte appunto tra il 29 e il 30 novembre. La notizia del furto della reliquia del medico santo fece tanto clamore e scalpore, tanto che del caso si occuparono anche altre testate nazionali, oltre che sanmarcoelamis.eu, da cui sto leggendo l'articolo. Ma è di queste ore la notizia del ritrovamento della preziosa refurtiva, anche se in realtà alcuni dei calici e delle teche recuperate non sarebbero in buono stato. La reliquia sarà consegnata dai carabinieri nelle mani del vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pelvi, durante la solenne celebrazione di insediamento, appunto, del nuovo parroco Don Matteo Ferro, insediatosi appunto 2 giorni fa, sabato scorso, a cui vanno i migliori auguri della redazione, e anche ci aggiungiamo i nostri di Start Week e di TRA. Da aggiungere che i carabinieri della locale sezione, a cui va riconosciuto l'ottimo lavoro investigativo che ha portato alla rapida risoluzione della delittuosa vicenda, stanno facendo ulteriori e specifiche indagini per risalire ai responsabili del misfatto, che, oltre a destare scalpore per il trafugamento della reliquia, hanno provocato ingenti danni alla chiesa in cui il furto è stato perpetrato. Appunto, fonte sanmarcoilamis.eu. Marco Ilamis, ci spostiamo alla regione Puglia, di una faccenda che negli ultimi giorni è stata rimbalzata da vari siti locali e testate nazionali, che è la polemica innescata tra il vicepresidente del Consiglio regionale Gian Diego Gatta di Forza Italia, più volte nostro ospite, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto del PD, perché ci sono state alcune indiscrezioni, notizie che il governo per alcuni tagli avrebbe potuto
chiudere la prefettura di Foggia e il consigliere regionale azzurro Gatta è stato molto duro, appunto opponendosi con tutte le forze, naturalmente permesse e riconosciute nella vita democratica di un paese, alla chiusura della prefettura di Foggia, perché a modo del presidente Gatta è l'unica, è l'unico modo per cercare di contrastare la criminalità, perché se chiude la prefettura di Foggia è logico che viene a mancare un luogo importante dello Stato nella nostra provincia. E infatti Gatta appunto ha fatto un comunicato, un articolo in cui diceva che era possibile la chiusura della prefettura di Foggia. Subito è arrivata la smentita di Scalfarotto e la controreplica di Gatta dicendo che questa possibile chiusura della prefettura di Foggia era stata non solo anticipata da tanto tempo da alcuni organi di stampa, ma è stata anche ventilata da alcuni organi, da alcuni membri del governo, stesso colore del partito che appartiene Scalfarotto. Ed ecco le dichiarazioni di Gatta. La capitanata è in prima fila in attesa della soppressione persino della prefettura di Foggia, senza che qualcuno abbia considerato la domanda forte di legalità espressa dal territorio. A lanciare l'allarme è il vicepresidente del Consiglio regionale Gian Diego Gatta, che svela come, in merito alla riforma della pubblica amministrazione del governo Renzi, le prefetture saranno dimezzate da 105 a 40 e alla Puglia ne vanno riconosciute soltanto due, una a Bari e l'altra forse nel Salento. Il consigliere regionale di Forza Italia, posto che i costi per le prefetture sono circa l'80% relativi al personale, si domanda a che serva privare le comunità di presidi essenziali per testimoniare la presenza dello Stato. Questo è il primo nodo della questione che si riserba anche su tutto il piano di riordino. Poi ci sono argomenti permanenti per territori come la Capitanata, afflitti da un altissimo livello di criminalità. Chiudere la prefettura di Foggia significa non voler più garantire ai cittadini una lotta costante ed incisiva al mondo dell'illegalità. Conclude il consigliere regionale Sipontino, la criminalità organizzata è radicata e la percezione di sicurezza è particolarmente bassa nella provincia più estesa della Puglia, che a maggior ragione richiederebbe un potenziamento di presidi statali. Mi auguro che i parlamentari della Capitanata sappiano farsi validi interpreti di questa necessità, perché fino ad ora sul destino della prefettura foggiana si registra un silenzio assordante. A smentire Gatta è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Scalfarotto, che dice che la legittima polemica politica non può essere considerata un lasciapassare per affermazioni infondate e irresponsabili come quelle del consigliere regionale, dice Gatta, a proposito della prefettura di Foggia. Il sottosegretario alle riforme aggiunge anche che il progetto di riordino delle prefetture italiane, che fa parte di quegli interventi di riorganizzazione e risparmio che tutti invocano, purché riguardano qualcun altro, non solo non prevede la cancellazione della provincia di Foggia, dice Scalfarotto, ma casomai un suo potenziamento. La prefettura di Foggia è infatti considerata dal governo come uno degli assi portanti del sistema delle prefetture in Italia. Non si fa attendere la controreplica di Gian Diego Gatta a Scalfarotto, che appunto dice: la domanda è se sono il responsabile io, che prendo atto di una notizia ampiamente affrontata dalla stampa, la sollevo nel tentativo di difendere la comunità della Capitanata, o è responsabile chi, anche a danno di questa stessa comunità, fa finta di non sapere e getta la polvere sotto il tappeto pur di estinguere gli ordini del suo capo partito, responsabili di un'ennesima trovata scellerata, quasi quanto quella del riordino delle province, chiede Gatta a Scalfarotto. Sul riordino delle prefetture, il vicepresidente del Consiglio regionale aggiunge: la possibile soppressione della prefettura di Foggia, come da piano di Renzi, non è una notizia di oggi, anche se forse il sottosegretario se ne accorge ancora oggi. Come mai si inalbera solo dopo il mio intervento e non ha proferito parola
quando nelle cronache dei giornali si è riportato più e più volte il progetto che vedrebbe due prefetture per tutta la Puglia, una a Bari e l'altra nel Salento. Peraltro, proprio perché sono un rappresentante dei cittadini, conclude Gatta, e non cooptato dalle nomenclature di partito, sento il dovere di onorare il mandato morale e politico ricevuto dal popolo, difendendo strenuamente gli interessi della mia comunità. Questo che appunto è successo negli ultimi giorni fa onore, lasciatemelo dire, è una mia considerazione tutta personale, fa onore a Gian Diego Gatta, fa onore a un uomo che da anni si impegna nella vita regionale politica della nostra amata regione, soprattutto difende gli interessi della Capitanata, molti dei quali politici che sono stati eletti nella provincia di Foggia in generale, molte volte dimenticano gli interessi della nostra provincia, la provincia di Foggia, che è abbandonata da tutti. Pensiamo all'aeroporto Gino Lisa, che continua ad essere, a non essere decollabile. L'Europa non vuole darci fondi, la regione sì, alza i pugni, come si dice, batte i pugni sul tavolo, ma non tanto. Tante realtà che non funzionano, ospedali che vogliono che si chiudano, i pochi che restano nella provincia di Foggia, tante cose che non funzionano, e dobbiamo sostenere quelle persone, come, e lo dico senza nessun mezzo termine, come Gian Diego Gatta, si mettono in campo per difendere gli interessi della propria comunità, perché il Gargano, la Capitanata, la provincia di Foggia è un'intera comunità dove i propri interessi non sono mai stati fatti da chi è andato a Bari, e ci chiediamo sempre questo: come mai nessun partito, nessuna formazione politica abbia candidato una della provincia di Foggia a presidente della regione Puglia? Non è detto però l'ultima parola. Adesso io vi lascio al talk, cambiamo argomento, scusatemi se sono stato abbastanza duro, ma quando ci vuole, ci vuole, e quindi invito pubblicamente il consigliere regionale Gian Diego Gatta nelle prossime settimane a venire qui da noi in trasmissione per discutere di questo argomento, perché bisogna parlarne di quei pochi rappresentanti politici che si battono per la provincia di Foggia e per la Capitanata. Adesso, dicevo, cambiamo argomento, passiamo al talk, dove abbiamo ospite Grazia Garante, parleremo delle tradizioni, del Natale, del passato, essendo anche il periodo natalizio, e soprattutto del suo nuovo libro che verrà inaugurato giovedì prossimo alle 17.30 al Teatro del Giannone. Linea al talk. Eccoci arrivati al talk, vedete inquadrata con me, buonasera professoressa Grazia Garante. Buonasera professoressa, buonasera. Grazie dell'invito per essere venuta qui stasera a Start Week. Ritorno dopo un annetto, se si ricorda l'ultima volta abbiamo parlato proprio del Natale, proprio in questi ambienti. Siamo andati in onda la sera della vigilia di Natale, lo scorso 24 dicembre. Anche questa sera approfondiremo, non so, il Natale del passato, le usanze del passato, che è sempre meglio ricordarlo ogni tanto, però prima volevamo fare un'apertura su un nuovo libro che sta scrivendo, infatti il titolo è il nuovo libro di Grazia Garante, molti la conoscono a San Marco come insegnante, come scrittrice di libri che riguardano le usanze del nostro paese, e ha scritto quest'anno un nuovo libro. Come si chiama, professoressa, e di che cosa parla questo nuovo libro? Allora, questo nuovo libro l'ho intitolato La Vadda d'Estignana e altri canti popolari di San Marco in Lamis. Già il titolo è abbastanza chiaro. E l'ho intitolato La Vadda d'Estignana perché questo canto è un canto di sicuro sammarchese, perché molti altri canti che si cantano a San Marco non si sa dove sono nati, perché sono presenti anche in altri comuni, non soltanto del Gargano, ma anche in comuni del Molise o dell'Abruzzo, per via della transumanza. Allora, è il primo volume dei canti popolari sammarchesi. Allora, in questo volume ho inserito i canti che vanno dalla nascita, quindi dalla ninna nanna, fino al matrimonio. Allora, ci sono canti oltre alla ninna nanna, anche il canto che serviva un tempo per trastullare i bambini. Poi ci sono i canti d'amore, che ho suddiviso in serenate, canti d'amore vero e proprio,
poi i canti di gelosia, canti che inneggiano alla bellezza femminile, canti di ritrosia, canti di abbandono, canti di sdegno. E poi ci sono i canti legati al matrimonio più i canti epico-lirici, cioè sono delle storie cantate. Alcuni di questi canti, diversi di questi canti, sono stati già pubblicati dal preside Raffaele Cera. E io ne ho trovati degli altri, e quindi questo primo volume contiene oltre 200 canti. E oltre al testo ho fatto inserire anche 60 spartiti che mi ha preparato il maestro Michelangelo Martino, più un CD con la voce delle fonti di 65 canti. Per tutto questo perché? Perché ho voluto fortemente recuperare la melodia. Desidererei tanto che questi canti fossero ripresi dai giovani di oggi, ma anche da quelli che verranno in futuro. Quindi San Marco ha un patrimonio canoro, almeno come canti popolari, di tutto rispetto. Allora, mentre il secondo volume conterrà i canti da ballo, conterrà i canti satirici, i canti legati all'emigrazione, i canti sul lavoro. Noi non abbiamo i canti del lavoro, abbiamo i canti che si cantavano mentre si lavorava. Poi ci sono i canti politici, i canti dei soldati, i canti calendariali. E poi ho trovato dei canti che non si possono classificare in nessuna di queste categorie e che ho deciso di chiamarli canti vari. Quindi anche il secondo volume conterrà un numero considerevole di canti. Questi canti sono stati tutti raccolti a San Marco. Molti di questi, molti, parecchi canti li ho anche raccolti in Australia. Sono andato 2 volte in Australia e diversi canti mi sono arrivati anche da sammarchesi che vivono fuori. Quindi ho cercato di mettere insieme tutto questo materiale perché non prima di tutto perché non venga disperso e poi perché venga conosciuto ed utilizzato anche oggi e nel futuro. Bene, quindi questa presentazione del secondo volume avverrà, si presume, il Sì, prossimo anno, no? Un bel po'? Di più? penso proprio di più Quindi per è un libro diviso in due parti, in due preparare volumi, il giusto? materiale è quasi tutto già raccolto, però ci vuole tempo Per poi elaborarlo e per metterlo, sì. renderlo libro. Bene, e La quando, presentazione, sì, dicevo, quando ci avverrà. sarà e chi ci sarà la presentazione? Poi abbiamo la Allora, locandina magari in regia, la metteranno in la sovrappressione. presentazione avverrà il 17 dicembre alla Sala Teatro del Giannone alle ore 17:30 e verrà a presentarlo lo scrittore Raffaele Nigro, ex direttore del TG3 e anche il professore Francesco De Martino dell'Università di Foggia. Modererà il preside Raffaele Cera e durante la serata saranno anche eseguiti alcuni canti presenti nel libro. Bene, quindi sarà una presentazione molto multimediale, ecco, di questo libro dove verranno Cerchiamo messe di in fare del atto nostro meglio. quello che appunto nel libro ci sarà scritto, c'è scritto. Adesso invece abbiamo parlato in questi primi minuti del nuovo libro, perché appunto è un anticipo della presentazione del libro, perché la presentazione stessa del libro avverrà tra 3 giorni, giovedì, come diceva, alle 17:30 al Giannone di San Marco e Lamis. Però adesso noi ci Naturalmente la concentriamo, cittadinanza è invitata a certo, è tutta partecipare. invitata, certo.
Però adesso, dicevo, ci soffermiamo un po' a quelle tematiche che ci riguardano un po' di più, vedendo anche lo studio allestito sul Natale. Stiamo la settimana scorsa incentrando questa nostra trasmissione del lunedì sera con il Natale, è venuto Michalet la settimana scorsa, ci sarà anche questa settimana, dove cerchiamo di alleggerire un po', almeno per il mese di dicembre, le nostre puntate e voi amici che ci seguite. E quindi ci interessava capire e sapere alcune cose che riguarda il Natale, non il Natale dei nostri giorni, che più o meno lo viviamo e quindi lo sappiamo un po' tutti, ma com'era prima il Natale, come ci si preparava prima quando veniva sempre più vicino alla data del Natale, e non so cosa poteva dirci e poteva dire agli amici da casa. Beh, insomma, il Natale è stata sempre la festa più bella dell'anno, la festa della famiglia. E un tempo quanto, voglio dire, eravamo meno legati alle cose materiali, ci si preparava al Natale anche spiritualmente. Allora, tante erano le persone che partecipavano alla novena e non soltanto adulti, ma anche tantissimi bambini, si recavano nelle diverse chiese e molte altre persone invece già dal 29 novembre recitavano ogni giorno le 40 Ave Marie, era tutta una pratica religiosa ed era, diciamo, un modo per prepararsi spiritualmente a questa festa che è una festa religiosa. Nelle chiese si allestivano i presepi. Un tempo c'erano i presepi a sagome che alcuni anni fa abbiamo utilizzato nella chiesa del Purgatorio per diversi anni, quando il presepe veniva allestito da Angelo Gravina. Sono per fortuna 28 sagome sono state recuperate, altre che appartenevano alle diverse chiese, per esempio a San Berardino, a San Giuseppe, alla Addolorata, e anche probabilmente c'erano anche alla chiesa di Santa Chiara. Allora, quelle sono state completamente distrutte. Queste che sono state recuperate appartenevano alla Chiesa delle Grazie e alla Chiesa Madre. Sono opere probabilmente di artisti locali, non si sa con precisione chi abbia realizzato quelle sagome. Sono praticamente delle sagome a misura d'uomo e sono delle opere d'arte che andrebbero veramente valorizzate perché pare che a livello dell'Italia meridionale siano le uniche esistenti, quindi sul serio dovremmo valorizzarle. Allora, nelle chiese, ma anche nelle case si preparava il presepe. Allora, la cornice del presepe era fatta con i rami di olmo, lievice, e vicino ai rami venivano appesi i mandarini al posto delle palline multicolori che si usano oggi. Quando questo veniva fatto nelle case, i mandarini suscitavano la golosità dei bambini, per cui non arrivavano a Natale, perché i bambini li andavano A a prendere prendere e prima. li mangiavano. E a Natale, in ogni casa, anche nelle case più povere, si preparavano i dolci tipici del Natale, che per fortuna, sono rimasti. E sono le crostole e le scrappette. Si faceva il pane a forma di pesce, perché il pesce è uno dei simboli con cui viene rappresentato Cristo. Allora, su questo pane a forma di pesce venivano messe delle mandorle con il guscio. La sera della vigilia di Natale, prima di tutto il giorno di Natale c'era il digiuno. Un nostro proverbio recita così: chi non fa l'udiurno, l'udiurno di Natale, o gli animali. Quindi era rigorosamente rispettato questo precetto della Chiesa.
E poi c'era l'astinenza dalle carni, per cui la cena che prevedeva 9 pietanze era a base di pesce. Allora, il pesce più consumato era il baccalà. E allora, la sera della vigilia di Natale, si consumavano il broccolo con lo baccalà. Oppure, e anche, il tagliarello con l'anguilla, cioè le linguine con le anguille. Erano le anguille pesce di lago, quindi avendo noi due laghi abbastanza vicini, era un pesce che a San Marco era molto presente, era ed è molto presente. Comunque, in ogni casa si accendeva lucciuppone per riscaldare Gesù Bambino. Allora, tutti i cittadini sammarchesi potevano andare a raccogliere lucciuppone nella defensa, perché lo prevedeva uno degli usi civici, l'abate commendatario della nostra abbazia, già nel 1559 aveva stabilito che nella vigilia di Natale ogni cittadino poteva andare a raccogliere un ceppo da ardere durante la notte di Natale. Allora, prima di cominciare la cena, prima di ogni pietanza, si buttava un po' di quello che si mangiava sul fuoco, quasi a dar da mangiare al bambinello appena nato. I giovani la notte di Natale festeggiavano, giravano per le strade del paese con uno strumento musicale, l'ucalascione. L'ucalascione sarebbe una chitarra a 3 corde. Giravano per le strade del paese cantando La notte di Natale non c'è sonno, ci piglia l'ucalascione e ci va sonnanna. Tre tummola di rane ci vanno a Natale, tra crustole e scrippette ci vima magna. Quindi, naturalmente, poi chi aveva la fidanzata ne approfittava anche per portare la serenata alla donna amata. Comunque, era una festa molto sentita. Noi, io parlo della mia generazione, noi non abbiamo conosciuto Babbo Natale e non avevamo i regali di Natale. Noi mettevamo la calza della Befana, chiedevamo alla Befana il regalo. Ma i regali che avevamo noi erano regali Certo, non paragonabili a di quelli di poco oggi. conto, ma eravamo molto felici, nonostante, voglio dire, non Non ci erano chissà che fosse cosa. il Un benessere di oggi. Oggi il Natale è diventato consumismo, commerciale. quindi si è perso lo spirito religioso e allora si pensa solo ed esclusivamente al Al guadagno. consumo e nient'altro, Ecco appunto, insomma. una domanda. C'è la differenza, un po' l'ho già detta, però in generale se poteva darci anche altri tipi di risposta, tra il Natale di prima, nel passato, e il Natale di oggi. Cioè, Ma una differenza noi, secca c'è, qual è se certo, c'è? prima di tutto, per esempio, io parlo di me, di quelli della mia generazione. Noi ci preparavamo spiritualmente al Natale. Allora, da bambini, con la sediolina in testa, andavamo in chiesa alla novena del Natale. Venivano anche le nostre mamme, certamente non tutte perché c'era chi lavorava, Certo, chi chi non aveva poteva. altri impegni, però tante erano le persone che frequentavano la chiesa. Non eravamo presi dalla cosa di dover comprare i regali per questo, per quello e per quello, per le grandi cene, per tutto il resto. La nostra cena della vigilia di Natale era una cena molto semplice. Lo broccolo con lo baccalà, il tagliarello con l'anguilla, un po' di baccalà arrostito o fritto, oppure le anguille arrostite o fritte. C'era la frutta secca essenzialmente, la frutta di stagione, allora erano soltanto le arance e i mandarini. C'era il dolce che veniva preparato dalle nostre mamme. E la festa del Natale si concludeva così. A scuola imparavamo la poesia e il giorno di Natale mettevamo la letterina sotto il piatto.
Per noi era una grande festa, perché? Perché quando il papà trovava la lettera sotto il piatto, la leggeva o la faceva leggere ai figli e poi ognuno di noi recitava la poesia. Ci davano dei soldi, non molti a dire il vero, ed eravamo felicissimi. A lui Ma bastava quel non pensavamo ai poco veglioni, non pensavamo ai cenoni, che non si fanno oggi, pensavamo. no? La nostra vita è stata una vita molto semplice. Se vogliamo, non dico misera, ma comunque non con il benessere di Di oggi. oggi. Però c'era tanta solidarietà tra di noi. Potevamo circolare liberamente, c'era molta più spensieratezza, c'era molta solidarietà, c'era molto fraternità, non lo so, forse con gli anni poi si Certo. idealizza il passato. Comunque, non è, io credo che non sia nostalgia per un tempo che non può ritornare più, certamente, però senza dubbio, secondo me, si viveva meglio un tempo pure avendo meno, perché noi abbiamo sperimentato che i soldi, il benessere, le cose materiali non fanno la felicità. E quindi noi allora eravamo contenti con poco o quasi niente. È vero. E infatti, io non so, c'è, se c'è, secondo lei, un aspetto invece positivo del Natale di oggi rispetto a quello del passato, una cosa. Beh, certamente, voglio dire, un tempo c'erano famiglie dove diventava difficile anche sfamare i figli. E in molte famiglie la sera si andava a letto senza cena, ma non per fare la dieta, ma perché non c'era niente da mangiare. E si guadagnava poco, la giornata lavorativa costava poco, le famiglie erano molto numerose e riempire tante pance a volte era difficile per un papà e per una mamma di famiglia. Quindi, voglio dire, c'era questo aspetto che senz'altro era un aspetto negativo. Non avevamo tante comodità, in casa non c'erano i termosifoni, avevamo il braciere che, voglio dire, non è che riscaldasse molto l'ambiente. Però gli inverni erano molto più lunghi, c'era tanta neve. Ci divertivamo molto a fare i pupazzi di neve, a giocare con le palle di neve. Voglio dire, stavamo fuori, c'erano meno rischi, la droga non esisteva, quindi voglio dire, tutte queste preoccupazioni di oggi un tempo Non non c'era. c'erano. Allora c'era la preoccupazione di come sfamare la famiglia. Io Beh, sì. ricordo, non sono giovanissima, ma non sono neanche centenaria, voglio Certo. dire. Io ricordo ancora alcuni bambini che sulla neve camminavano scalzi, quanto io ero bambina. Certamente oggi per fortuna questo non si Non vede accade più, più, però certo. questo benessere lo stiamo pagando a prezzo molto caro. Diciamo, è un'arma a doppio taglio, ecco. Ci vorrebbe una via di mezzo. Non vediamo. Oggi non viene apprezzato Quindi varrebbe niente. il proverbio il troppo stroppia, Sì, i giovani sono sempre molto insoddisfatti, pur avendo molto. Perché? Perché il bene materiale non fa di sicuro la felicità. La felicità non si può comprare. La felicità si ha quando si sta ma bene si con se deve avere con se stessi, stessi, quando certo. si fanno delle cose per gli altri, quando ci si rende utile, quando ci si sente realizzati, quella è la felicità, non l'avere una macchina di grande cilindrata o, Posso non dire so, tot euro alla banca, avere il diciamo. vestito firmato, quelle cose, certamente, Aiutano, ma non fanno la voglio felicità, dire, i dice. soldi aiutano senza dubbio a vivere meglio, perché un tempo tanti bambini morivano Certo, per per la mancanza di cure fame. mediche. E oggi per fortuna questo non avviene più, almeno voglio dire, Per la tra gli maggioranza dei italiani. casi, sì. Però abbiamo guadagnato da una parte, ma forse quello che abbiamo perso è di più di quello che abbiamo Abbiamo guadagnato. guadagnato. Bene, professoressa, chiudiamo con questo. Ci sono delle usanze che ieri, cioè ieri come passato,
venivano svolte e che oggi, per esempio, alcune di queste usanze non vengono più praticate? Ma per esempio, la notte di Natale i giovani non vanno più in giro cantando Esatto. Vanno in come giro ma per canaccioni. bere, per fare altro, diciamo, non per fare. Allora proprio si creavano delle squadre di giovani che giravano per tutto il paese e naturalmente creavano un'atmosfera natalizia. Non c'era la radio allora, non c'era la televisione, non c'erano i mezzi di oggi, per Certo. cui si incegnavano. E quindi creavano loro questa atmosfera di Natale con pochissimi mezzi, con la voce e se ce l'avevano, Una Luca chitarra. A Lascione lo suonavano, altrimenti cantavano a cappella, cioè a cappella, dire senza strumento senza musicale. strumento. Bene, professoressa, io la ringrazio per essere stata anche quest'anno sotto Natale insieme a noi a Start Week. Ricordiamo l'appuntamento di giovedì prossimo, giovedì 17 dicembre alle 17:30 al Teatro Giannone, dove verrà presentato il nuovo libro della professoressa Galante, il primo di due volumi, giusto sui canti popolari di San Marco e Lamis. Grazie ancora, adesso Niente, io vorrei prego. soltanto augurare un felice e sereno Natale a tutte le famiglie. Tanta serenità è quello che veramente Vuole. ognuno di noi vuole. E Esatto. quindi auguro con tutto il cuore a tutti di passare un Natale sereno e con la famiglia. Grazie Bene, noi per l'invito. grazie a lei, noi gli auguri ce li faremo la settimana prossima e adesso andiamo avanti con la trasmissione che parlerà delle tecnologie, sono notizie abbastanza interessanti. Ed eccoci ben ritrovati alla seconda parte di Start Week dedicata, iniziamo con le tecnologie, con la rubrica dedicata alle tecnologie. Questa sera, lo dicevo prima in apertura, all'inizio di puntata, non c'è Nazario Ariccia, quindi condurrò io le parti in cui doveva esserci Nazario e quindi non ne abbia male se questa sera leggo le tecnologie al suo posto, sicuramente no, scherzo. Allora, partiamo, la notizia sulle tecnologie riguarda Facebook, che tra Expo e le regionali è il top in Italia nel 2015. Nel mondo spiccano il voto degli USA, attacco a Parigi e crisi in Siria. L'Expo di Milano ha fatto il pieno anche su Facebook. Dopo Twitter, Yahoo e Microsoft, anche il social network in blu ha svelato le sue classifiche degli argomenti più di tendenza negli ultimi 12 mesi sulla sua piattaforma. In Italia vincono l'Expo, le elezioni regionali tenutesi lo scorso maggio e la Juventus in Champions League. Nel mondo al top figurano le prossime elezioni presidenziali dell'America, gli attacchi di Parigi e la Siria martoriata tra guerra civile e crisi dei rifugiati. Tutte le classifiche eccole qui, le top dell'anno, precise social network, sono state create misurando la frequenza con la quale un argomento è stato menzionato nei post di Facebook tra gennaio e dicembre del 2015, con un'analisi anonima e aggregata degli stessi post. Nella top 10 italiana, tra gli argomenti ci sono anche il Festival di Sanremo, al quarto posto, seguito dalla crisi economica greca e poi da Matteo Renzi, Papa Francesco, Vasco Rossi. Gli attacchi di Parigi e la crisi dei rifugiati. L'Expo di Milano è in cima anche ai luoghi italiani più menzionati su Facebook, seguito dal Colosseo e da Gardaland. A livello globale, il voto degli USA, Parigi sotto attacco e la crisi siriana hanno catalizzato il dibattito fra gli utenti, ma anche il terremoto in Nepal, la crisi in Grecia e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tra i film, al primo posto figura Star Wars. Non è Star Trek, il risveglio della forza, mentre la serie TV che ha spopolato fra il 1,5 miliardo di utenti di Facebook in tutto il mondo è Il Trono di Spade. Barack Obama è il politico più citato, mentre tra gli artisti il primato va al cantante britannico Ed Sheeran, davanti a Taylor Swift e Kanye West. A
Allora, adesso noi andiamo avanti, la scaletta della trasmissione ci suggerisce che adesso c'è la rubrica dedicata alle psicologie che è all'interno di questa seconda parte, come sempre ci sarà il professore Antonio Vigone, lo psicologo, che appunto cura la nostra rubrica sulle psicologie e come tutte le sere 5 minuti interessanti dei suoi consigli su come affrontare la vita di tutti i giorni. Ben ritrovati alla dodicesima puntata di Start Week. Quest'oggi poniamo l'attenzione soprattutto su un termine importante per la nostra società, che è quello del concetto di ottimismo, e cercheremo di capire chi sono gli ottimisti. Gli ottimisti sono quelle persone che riescono a trovare la soluzione a un problema nell'immediato, senza piangersi addosso. Gli ottimisti sono quelle persone che hanno fiducia nelle proprie capacità. Gli ottimisti sono coloro che hanno una buona autostima di se stessi. Gli ottimisti quindi sono quelle persone che non hanno paura di affrontare i problemi, a differenza dei pessimisti, come abbiamo sottolineato in passato, che non hanno una buona autostima di se stessi, che hanno in un certo senso anche una certa difficoltà, una certa paura nel risolvere determinate situazioni. Ottimisti si nasce o si diventa? Bene, ottimisti ci si diventa anche con una buona famiglia alle spalle, dove il compito della famiglia qual è? Quello di educare il ragazzo alle cose positive ma anche alle cose negative, educare il ragazzo anche alle sconfitte, ma soprattutto la famiglia ha il compito di mettere il ragazzo nella condizione non solo di risolvere il problema, a volte anche di sbagliare. E soprattutto nel momento in cui il ragazzo sbaglia, lì la famiglia deve intervenire a sostenere il ragazzo e a far capire che ha sbagliato, la famiglia c'è e adesso possono camminare e lavorare insieme. Ma soprattutto bisogna evitare un altro aspetto fondamentale, cioè la filosofia del tutto è subito. Oggi i ragazzi sono abituati a questo, a ricevere tutto e subito nell'immediato. No, le cose vanno guadagnate. Vanno guadagnate con il lavoro, vanno guadagnate col sudore, vanno guadagnate col sacrificio. Quindi evitare categoricamente il concetto del tutto e subito. Anche qui molto spesso la società non ci aiuta in questo. Perché siamo abituati ad una società, ma anche i media ci trasmettono questo, cioè vale a dire del mordi e fuggi, tutto e subito. Ciò che oggi ha importanza, domani non ha più importanza. E quindi questo modo di procedere, in un certo senso, ci porta fuori rotta, ci porta un pochettino fuori binario. Ecco, i messaggi che la pubblicità, che i media devono trasmettere ai ragazzi devono essere dei messaggi chiari, devono essere dei messaggi semplici, devono essere dei messaggi dove non ci deve essere soltanto la persona bella, la persona forte, la persona che è riuscita nell'impresa o riuscita a realizzarsi, ma ci devono essere anche messaggi di sconfitta, messaggi di vita quotidiana, messaggi dove il ragazzo può capire che se anche ha sbagliato, nonostante l'errore, anche per lui c'è un'altra possibilità, c'è la possibilità di rialzarsi, c'è la possibilità di rifarsi, c'è la possibilità di rimettersi in cammino e in movimento. Gibran afferma: le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Questa frase è importante perché ci fa capire la semplicità delle cose, l'essere essenziali nelle cose, ma se vogliamo essere essenziali anche nelle relazioni, senza ma, senza però, senza compromessi, essere sinceri, essere puliti.
Vi ringrazio per la partecipazione e ci rivedremo alla prossima puntata. Arrivederci. Eccoci arrivati alla parte dedicata alla rubrica della poesia, una poesia per voi amici da casa. Questa rubrica avete vista nelle ultime puntate comparire con il ritorno di Nazar Variccia e appunto leggerò al suo posto questa sera, che non è potuto venire, come dicevo prima, nei nostri studi quest'oggi per la registrazione della puntata, e quindi tocca a me anche condurre le parti in cui doveva esserci Nazario Variccia. La poesia di stasera è una poesia, lo vedete, anche il clima del nostro studio, abbiamo allestito il nostro studio anche al passo e in linea con i tempi, con il momento che stiamo vivendo. Siamo al 14 dicembre, mancano 11 giorni a Natale e quindi anche giustamente nella parte delle poesie bisognava trovare e leggervi delle poesie del Natale, ma non delle poesie non dico che questa che leggeremo è meno conosciuta, ma delle poesie scontate. Abbiamo cercato di trovare delle poesie molto carine che magari molti non conoscono. E la poesia di oggi che vi leggo è L'aria del Natale di Rosanna Marino. La leggo sperando di essere all'altezza. L'aria allegra e luccicante del tempo di Natale s'avverte densa e generosa lontana. Il vento fischia nelle strade e la tramontana. In ogni incontro c'è un sorriso, un abbraccio, un bacino ed un suggerimento per l'ultimo regalino. Sappiamo ascoltare, conversare ed anche dritto negli occhi guardare. L'odore inebriante dei mandarini, noci, mandorle e biscotti per grandi e piccini. L'aria del Natale ci rende tutti premurosi e qualche volta anche volenterosi. Annulla le differenze l'aria di Natale. Buoni e meno buoni sono uguali. Lo so, già detto lo hanno, ma non sarebbe bello se l'aria di Natale ci accompagnasse per tutto l'anno? Ripeto, la poesia è L'aria di Natale di Rosanna Marino. Con questa io vi ringrazio, lascio adesso la linea a Micalet con le sue imitazioni di Gianni Morandi e poi appunto ci vedremo con i saluti. Ed eccoci giunti agli ultimi minuti di Start Week anche in questo lunedì 14 dicembre. Settimana scorsa grande successo e clamore positivo naturalmente ha fatto il nostro amico Micalet, che è stato nostro ospite negli ultimi minuti di trasmissione. Come vi abbiamo promesso lunedì scorso, fino all'ultima puntata di questo 2015 saremo insieme a Micalet nella parte finale, che lo vedete inquadrato. Ciao Micalet e buonasera, lo vedete inquadrato. Ciao. Ciao. Bene, vedete inquadrato con il suo albero di Natale, il camino acceso, quindi abbiamo creato anche nel nostro studio una perfetta scena e atmosfera natalizia, anche se Natale è fra 15 giorni. Allora, iniziamo subito partendo col dirvi che stasera Micalet settimana scorsa ci ha cantato due dei suoi brani, delle sue canzoni che ha scritto un po' di anni fa. Questa sera invece farà un tributo a un suo mito, una sua vera passione musicale, che è Gianni Morandi. Canterà quattro pezzi di Gianni Morandi e iniziamo con il primo, con Ho chiuso le finestre. Prego Micalet. Finestre e sto piangendo. Per te io
sto soffrendo. Le prime pene, perché ti voglio bene, perché ti voglio bene. Restano mille ricordi, le notti e i giorni son fatti di te. Le finestre e sto piangendo perché ti voglio bene, perché ti voglio bene. Chiuso le finestre e sto piangendo perché ti voglio bene, perché ti voglio bene. Ti voglio bene. Dicevi prima, è stata una delle prime canzoni che ha scritto Gianni Morandi. Adesso passiamo alla seconda canzone di questa sera, sicuramente molto più conosciuta e più famosa, che è Non son degno di te. Son degno di te, non ti merito più, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. Me ne vado da te, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Amore, amore.
Bene, adesso è arrivato il momento, Michael, della terza canzone, anche se ci spostiamo con il tempo 8 mesi prima, ci anticipiamo perché l'estate arriverà prima o poi. Notte di Ferragosto, calda è la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuore senza te. Notte di Ferragosto, il mio pensiero torna da te, forse tra le tue braccia c'è lui, c'è lui. Forse tra le tue braccia c'è lui, c'è lui. E mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è. No, perché se ci fosse saresti con me, con me. E mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è. Abbiamo fatto con questa, se facciamo l'ultima canzone, quindi completiamo la quaterna di numeri. Esatto, l'ultima ce la siamo tenuti in serbo per voi apposta per concludere questa serata, questo lunedì sera insieme a noi, insieme a Star Trek, che è In ginocchio da te. Prego, ricordarti un amore. Più della mia vita ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, quegli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita.
io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Esatto, sei stato... Alla prossima. Sei divertito? Penso di sì, molto, soprattutto gli amici. Mi emoziono quando queste canzoni. Ti piacciono sempre. Bene, Michele. E quando le emoziono, dire che è felice. È felice ed è contento. Noi ci vediamo lunedì prossimo. A linea ai saluti. Grazie, Michele. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. E grazie anche questa sera per averci seguito, amici di Start Week. Ringrazio gli ospiti che in questa puntata sono venuti in trasmissione per chiacchierare insieme, e quindi grazie a Galante, è stata ospite nel nostro talk per parlare del suo nuovo libro sui canti popolari, e abbiamo parlato soprattutto del Natale, del passato, di come ci si preparava al Natale e delle usanze che c'erano nel Natale di qualche anno fa, di almeno 40-50 anni fa, nel nostro paese e nei paesi vicini. Poi ringrazio Antonio Vigone, lo psicologo che ha curato anche questa sera la rubrica della psicologia, e anche ringrazio il grande Michalet, che con la sua allegria, simpatia e leggerezza ha allietato e alleggerito anche la parte finale di questa puntata di Start Week con le canzoni di Gianni Morandi. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi rinnovo l'appuntamento con Start Week a lunedì prossimo 21 dicembre alle 21 circa sul tasto 112 del digitale terrestre. Vi aspetto, mi raccomando, lunedì prossimo alle ore 21 con una nuova puntata di Start Week. Insieme a me ritornerà Nazario Lariccia. Grazie ancora e vi auguro una buona notte su TRA con i programmi della nostra rete. Faccio qui i saluti direttamente.